Il ministro dei trasporti Altero Matteoli in visita nelle Marche. Dopo l'incontro in provincia di Macerata è giunto ad Ancona, alla loggia dei mercanti, per il convegno sul completamento delle infrastrutture necessarie per le Marche. In tutti i colloqui che io ho avuto con il presidente Spacca ho solo avuto ringraziamenti per quello che il governo ha fatto per le Marche in questo anno e mezzo. Se poi dopo, quando torna nelle Marche, fa dichiarazioni diverse, questo bisogna chiederlo a lui. A me, in tutti i colloqui che abbiamo avuto, ha ringraziato per l'attenzione che ha dato il governo a questa regione per realizzare quelle infrastrutture per una carenza sicuramente atavica di questa regione. Al convegno presenti i vertici del Popolo della Libertà. Tra le candidature, tra le ipotesi fornite al presidente Berlusconi c'è di tutto, ci sono personalità all'interno del partito, perché nelle Marche in questi anni è cresciuta una classe dirigente di assoluto valore, e ci sono anche personalità esterne nel mondo imprenditoriale, nel mondo delle professioni. Quindi basta capire, insomma, definire la linea che, come dicevo un attimo fa, dipende anche da quello che farà l'UDC, siamo pronti a fare la scelta. Quadrilatero e uscita ad ovest. Ancora questi i temi caldi trattati durante il convegno. Siamo molto impegnati in questa attività. Recentemente abbiamo aperto anche un primo tratto piccolo nell'ambito del progetto di Quadrilatero, il 3 di dicembre, sulla 77. Quindi l'uscita dal porto è un project finance. Abbiamo già fatto la prima parte delle gare. Sapete che le gare di project finance prevedono un doppio passaggio. La prima gara abbiamo scelto il promotore, questo è avvenuto ormai oltre un anno fa. I percorsi, a volte le procedure sono obiettivamente lunghe, ma non dipende da ANAS, non è ANAS che stabilisce questi ritmi. Noi cerchiamo di essere i più efficienti possibili, più rapidi possibili, ma ci sono una serie di passaggi procedurali, di approvazioni, di competenze che alla fine, messe tutte in fila, possono determinare anche dei tempi che sono, almeno apparentemente, troppo lunghi. Ma siamo in fase operativa.